Il potere è nel momento presente. Ogni momento è un nuovo inizio. E questo momento è un nuovo inizio per te, proprio qui e ora. Quindi prendi il passato tutto intero e spostalo nella rosa dell'amore divino. Poi liberatene. Afferma la tua libertà. Non sei come tua madre, né le sue paure. Non sei come tuo padre, né le sue convinzioni. Non sei nessuno dei tuoi genitori, né le loro opinioni. Sei tu stesso, una magnifica e divina espressione di vita. Sei unico al mondo, speciale e meraviglioso. Non c'è stato, prima d'ora, nessuno come te, e mai ci sarà. Hai abilità e talenti unici. Hai il diritto e il potere di amarti, e così scacciare tutti i pensieri negativi che ti limitano e che ti fanno del male. Uno dei modi per abbattere il muro del risentimento che c'è dentro di te è cercare di capire da dove provengono gli altri. Cerca di vedere oltre il loro comportamento e sentire che cosa accade dentro di loro. Quante cose sai sull'infanzia dei tuoi genitori? Cosa è stato per loro essere bambini? Quali sono le loro paure e il loro terrore? Se riuscirai a capire questo, non ci sarà più alcun bisogno di perdonare. Tutto si è dissolto alla luce della comprensione e della compassione. Il bambino che è dentro di te e che hai a lungo rimproverato vuole sentire che lo ami, vuole sentirsi sicuro, così da poter stare bene. Quando eri bambino, la cosa che volevi maggiormente era essere accettato e amato per ciò che eri. Stai tuttora cercando questa approvazione, ma la sola persona che può dartela sei tu. L'approvazione degli altri non ha alcun significato se te stesso non ti approvi. Voglio che immagini te stesso da bambino sui 6 o 7 anni e che ti guardi dritto negli occhi di questo bambino e che sappia che c'è una sola cosa che questo bambino vuole da te: amore e accettazione. Prendilo tra le braccia e stringendolo digli quanto lo ami, quanto è meraviglioso, quanto è bello, intelligente, creativo e che può accadergli di sbagliare perché sta imparando, ma che sarai sempre lì. Continuerai ad amarlo ora fa in modo che il bambino diventi tanto piccolo da poterlo mettere nel tuo cuore. Così ogni volta che abbasserai lo sguardo potrai vederlo mentre guarda verso di te e potrai dargli tutto l'amore di cui ha bisogno. Ora visualizza tua madre
come una bambina di 5 o 6 anni, spaventata, che cerca amore e che non sa dove trovarlo. Tendi le braccia e tienila stretta, aiutala a sentirsi sicura, dille quanto l'ami e che sarai sempre presente per lei. E questa bambina si rilasserà, si sentirà sicura, fa sì che anche lei diventi tanto piccola da poterla mettere nel tuo cuore insieme al tuo bambino interiore, così che possano darsi l'un l'altro moltissimo amore. Ora immagina tuo padre come un bambino di 3 o 4 anni, spaventato e in cerca d'amore. Guarda le lacrime che gli rigano il volto, non sa a chi rivolgersi. Prendi in braccio anche questo piccolo corpo tremante. Ora sai come fare. Sei bravissimo a confortare i bambini spaventati. Confortalo. Cantagli delle canzoni. Fa in modo che senta quanto lo ami e che sarai sempre disponibile se avrà bisogno di te. E quando le sue lacrime si saranno asciugate e sentirai l'amore e la pace diffondersi nel suo corpo, fallo diventare tanto piccolo da poter stare dentro il tuo cuore e mettilo lì con gli altri due. Così tutti e tre potranno darsi tutto l'amore di cui hanno bisogno e potrai amarli tutti in ogni momento. C'è tanto amore nel tuo cuore da poter guarire l'intero pianeta. Ma per il momento utilizzalo per guarire te stesso. Senti come il calore, la dolcezza, la gentilezza nascono al centro del tuo cuore. Lascia che queste sensazioni agiscano in modo da modificare il tuo modo di pensare e l'idea che hai di te stesso. Permetti all'amore che il tuo cuore emana di invadere tutto il tuo corpo attraverso le vene e le arterie per spingersi fino ai più sottili capillari, in modo che ogni singola cellula del corpo ne sia impregnata e possa così guarire.